buonasera. Buonasera, ciao, che ci buonasera, vabbè. Buonasera, vabbè. Ciao. Vabbè, ci sono due notizie, una negativa e una positiva. Sono gay, papino, sono gay! Vorrei conoscessi un mio amico. È specializzato in ambivalenze sessuali. Non serve far finta d'essere sorpresi. Sapevi che ci saremmo messi in contatto con te. Altrimenti per quale ragione saresti venuto in un posto come questo? Sei una checca? No, per istinto, no. Non direi checca, no. Stammi a sentire. Dovrai lasciare la città alla svelta. L'Interzone è l'unico posto dove può passare inosservato un carattere ombroso come il tuo. Nessuno ti aspetta al bar. Nessuno ti aspetta al bar. Dice che va tutto bene. Dice che vi manda una bottiglia di champagne al tavolo e voi gli mandate Steffi al suo, con comodo. Stefani non è mai venuta. Ha perso interesse per te tanto tempo fa. Che devo fare? Non c'è problema, Steffi. Steffi è con te adesso. Stefani se n'è andata e non cambierà mai idea. Steffi deve stare qui e non si muove. Le donne non cambiano mai idea quando è finita. Portalo via. Presto. Stasera vi mostrerò come si preparano i sogni. Normalmente la gente pensa sia un procedimento molto semplice, ma in realtà è un tantino più complicato. Come potete vedere, una delicatissima combinazione di complessi ingredienti è la chiave. Ti ridò io 100 nomi di 100 mercanti dove andare a rivenderlo a quello che vuoi. Vuoi fare un business, fare soldi? Facciamo soldi insieme, io sono una persona per bene, puoi fare società con me se vuoi. Innanzitutto, mettiamo un tantino di pensieri a casaccio. E poi aggiungiamo appena una punta di reminiscenze del giorno, mischiate con un po' di ricordi del passato. È per due persone. Amori, relazioni, emozioni e tutte le altre cose che finiscono in zioni. Le canzoni ascoltate durante il giorno, le cose che avete visto e altre personali. Ok, forse ce n'è uno. Eccolo, sì. Hai sbagliato. Dobbiamo sbrigarci. Ma sono i riflessi di un tempo che tornano a galla. Lo so come vanno queste cose. La gente dirà, non è più quello di una volta. Si era ammollito, è diventato un ex duro. Il carcere lo ha castrato. Parlo sottovoce per non rischiare di svegliarmi. La strada ti tiene d'occhio. Ti tiene d'occhio continuamente.